Ok, siamo in diretta qui dallo stadio Vanisana con il presidente della Torres, Andrea Budroni, a cui subito chiedo quanto è importante e qual è lo spirito con cui arriva una squadra come la Torres ad una partita importante come quella di oggi con l'Inter. Sì, buonasera a tutti. È importantissima, è di vitale importanza. Oggi noi giochiamo buona parte del nostro campionato, oggi è domenica prossima, ma ovviamente noi pensiamo alla partita odierna. Questa è una partita molto importante, intanto per lo spirito e per il morale delle ragazze, poi perché affrontiamo una delle big del campionato e quindi noi da neopromossa vogliamo fare bella figura. Grazie. Quanto è importante l'iniziativa per portare i ragazzi delle medie di cui abbiamo parlato prima oggi al campo? Sì, è molto importante. Noi sul sociale facciamo una campagna di sensibilizzazione e di attenzione da parte di tutti i nostri sponsor e da parte dei nostri tifosi e speriamo che la città di Sassari risponda positivamente non tanto non solo all'iniziativa di oggi ma alle iniziative che avremo domenica dopo domenica. Quella di oggi è molto importante, perché iniziamo con oggi in casa, l'abbiamo già fatto domenica scorsa a Venezia, il progetto Io metto in fuorigioco il bullismo e poi nel proseguo del campionato spiegheremo meglio come si svilupperà il progetto. Quanto sono le cariche le ragazze per una partita importante come quella di oggi? Il blasone dell'avversario non lo conosciamo certo oggi, come le ha viste? Allora, ragazze sono molto serene, sono allenate tutta la settimana con i mister in maniera molto serena e attenta, hanno affinato la loro conoscenza, perché non dimentichiamoci che queste ragazze giocano per la prima volta assieme in un campionato molto importante nazionale, quindi hanno bisogno domenica dopo domenica di, come si dice in gergo tecnico, macinare i chilometri assieme e quindi diventare squadra. Adesso è un buon gruppo ma devono diventare ancora squadra. La società Bartoli Fisio Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130, al chilometro 14.300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di presatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio Redi sostiene lo sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La cornice di quelle importanti, amici e amiche di Directa Sport, ci troviamo allo stadio Vanisana di Sassari, da dove vi racconteremo la settima giornata del campionato di Serie B femminile. Le padrone di casa della Torres quest'oggi affronteranno l'Inter di Mr. Wergifker. Entrambe le squadre vengono da una vittoria nello scorso turno, un 5-0 casalingo per l'Inter contro il Como, mentre la Torres è tornata a Sassari forte dell'1-0 conquistato in terra veneta contro le ragazze del Marcon. Le squadre sono separate al momento da 5 punti in classifica e si trovano in settima e terza posizione. Intanto possiamo già darvi le formazioni ufficiali della gara, con la Torres che schiera col numero 1 Griffiths, col numero 8 Soggia, con il numero 19 Mannoni, con il numero 55 Di Marino, con il numero 5 Razzoli, col 9 Monti, col 44 Risina, con il 3 Congia, con il numero 95 Grassino, con il numero 62 Carta, con il numero 11 Ladu, con il numero 12 Porchedo. A disposizione ci sono con il numero 2 Zucca, con il 4 Sanna, 10 Cocco, con il numero 21 Cate, con il 15 Farris. L'Inter invece con il numero 21 in porta Cappelletti, con il 3 Chiggio,
con il 22 Santi, con il 6 Locatelli, con il 30 Merlo, con il numero 8 Brustia, con il numero 16 Regazzoli, con il numero 11 Marinelli, con il numero 18 Pandini, con il numero 9 Regina Varesi, con il 10 Bonfantini e con il numero 11 Selmi. A disposizione ci sono la numero 4 Lazzari, la 2 Crespi, la 19 Barbini, la 17 Ambrosetti e la 23 Rognon. Intanto ricordiamo che le ragazze della Torres sono scese in campo con un braccialetto, così come quelle dell'Inter, per sensibilizzare al vero problema contro, che è quello della violenza sulle donne. Intanto la Torres, ricordiamo che per questa stagione si propone come veicolo di un messaggio dal soggetto hashtag in fuorigioco. In particolare si è scelto di attivare un tour itinerante che coinvolgerà le scuole sassarese in primis e le 11 trasferte nazionali, sensibilizzando su temi d'attualità quali bullismo, razzismo, SLA e tutto ciò di cui ci si può fare portavoce, ovviamente. Siamo pronti per il fischio d'inizio. Gli arbitri sono Marchionni di Rieti, gli assistenti invece, l'arbitro è Marchionni di Rieti, gli assistenti sono di Sassari, si tratta di Poddighe e Fagiani. Tutto pronto, il primo tocco dovrebbe essere per la Torres, che metterà in gioco il pallone con Monti, che sarà la prima ragazza a toccare la palla per questa partita. Intanto ricordiamo che io sono qui con Graziano Angelo, portavoce dell'Inter, della detto stampa. Qualche parola per noi. Solo un saluto da parte mia e niente, assistete a questa partita fatta senz'altro meglio che quelle che faccio di solito. Ci avvaliamo di Diretta TV, che sono esperti in queste cose, e buona partita a tutti, ogni tanto faremo qualche intervento. Grazie. Ringraziamo la detto stampa dell'Inter e torniamo in diretta con Monti, che mette subito fuori il pallone e lo recupera l'Inter con il terzino numero 22 Santi. La palla va dentro per Baresi, 1-2 con Santi che non si chiude. Era Merlo. Sarà rimessa laterale per l'Inter. Ottimo inizio da parte delle due squadre, molto pimpanti. Si è già raggiunta l'area di rigore entrambe le volte. Ancora Inter con la palla spedita alta, recupera la Torres. Monti prova a mettere giù. Ancora Inter con Merlo. Rizzoli. Palla va dietro per Chiggio. Arriva prima al portiere Cappelletti. Rinvia la Torres, lo fa con un colpo di testa di un difensore. Palla va in fallo laterale. E se ne occupa l'Inter con Merlo. Palla profonda per Pandini. Lungo lancio a cercare Baresi. Nulla di fatto, la palla è fra le mani di Griffiths. È ancora Torres allora, che prova a partire con Carta. Catte cerca lungo Razzoli. Pandini che recupera la palla, si guarda intorno, passa per Regazzoli cerca Marinelli che non la trova, respinge il Cagliari. La Torres ovviamente, certo. Sarà quindi rimessa laterale per l'Inter con la numero 3 Chiggio non trova la numero 11, che è comunque una ragazza dell'Inter, l'ultima a toccare. Si tratta di Bonfantini con il numero 10. Allora rimessa Torres con Razzoli. Chiggio recupera per l'Inter, ancora la numero 11. Buono il break della Torres a centrocampo, Mannoni porta palla e serve Monti. Prova a uscire la Torres, ma l'Inter fa tanta pressione e recupera palla a centrocampo con Merlo. Palla per il numero 16 Regazzoli, poi Marinelli. Attenzione all'azione dell'Inter, ve la facciamo raccontare da Giorgio. Bonfantini, cross verso il centro, respinta dalla difesa. Prova a uscire la Torres allora con Grassino. Ancora Giulia Grassino, cerca la veloce. Sarà soltanto fallo laterale per l'Inter, se ne occupa Merlo. Il vento di oggi non aiuta, molto? Sicuramente la temperatura e il vento di oggi non aiuta, le ragazze sono sicuramente abituate a una cosa del genere, soprattutto quelle di Milano, pensiamo, visto la rigidità della temperatura. Occhio ancora alla Torres, che prova a distendersi con Carta. Arriva prima sul pallone Carta, cerca il lungo lancio per Ladu, la palla però va in fallo laterale, sarà quindi rimessa per l'Inter. Chiggio che rinvia. Se ne occupa Chiggio, ma la Torres ha già recuperato. Prova a arrivare Ladu sul pallone, perde un contrasto. Comunque l'Inter con il numero 8 Brustia. Allarga per Merlo. Ancora Merlo. Cerca la veloce per Bonfantini.
Ancora Bonfantini. Si appoggia ad un difensore che cerca ancora Merlo, non riesce a tenere la palla in campo, invece sì, sarà della, è della Torres l'ultimo tocco, quindi rimessa Inter con Bonfantini subito trovato da una compagna. C'è però cambio di rimessa, quindi la rimessa sarà per la Torres. Non arriva Ladu sul pallone, quest'oggi in coppia con Grassino in attacco. Occhio a Monti che recupera palla ottimamente a centrocampo, ancora Ladu, prova a girarsi, serve una compagna a centrocampo, si tratta di Risina, gioca dietro per Razzoli, Razzoli prova a lanciare. Respinge Marinelli in fallo laterale. Spinge Marinelli per l'Inter in fallo laterale. Sarà quindi palla Torres con il fallo, effettivamente sì, subito da carta. Con il numero 62 si occuperà carta, con il numero 62 capitano quest'oggi, si occupa Razzoli del calcio di punizione col sinistro. Parte Razzoli, lungo calcio al centro a cercare Mannoni che prova a sbracciare, non arriva, c'è carta che entra in aria col pallone, prova a mettere dentro, all'Inter però che disimpegna bene, si tratta di Marinelli che arriva da Baresi, Baresi non trova il controllo del pallone, allora ancora Torres con carta, ancora carta, c'è Ladu che si muove, lo fa ottimamente, si trova però al di là dell'ultima difendente dell'Inter, sarà quindi rimessa per Cappelletti, numero 21 portiere dell'Inter. Era un fuorigioco. Sì, è fuorigioco, quindi sarà punizione per Cappelletti. Si occupa il portiere dell'Inter della punizione. Si allarga la numero 22 Santi, vedremo se riceverà, ma sembra intenzionata a rinviare lungo Cappelletti. Lo è così infatti, cerca Regina Baresi, la palla è però per Mannoni che alleggerisce per il proprio portiere Griffiths, arriva dal West Ham Griffiths quest'anno, ne arrivo. Occhio però a Marinelli, cerca Ragazzoli, sarà ancora palla Inter con la numero 3 Chiggio cerca la numero 18 Pandini, ancora possesso Inter però con la numero 22 Santi. Gira per la numero 11, Marinelli ha recuperato palla alla Torres però con carta, ottimo lancio di carta, cercava Ladu, Ladu non riesce a controllare il pallone col petto, allora è l'Inter che mette fuori il pallone, occhio perché rischia Cappelletti svirgolando il pallone, per sua fortuna la palla arriva nella zona di una compagna che non è pressata da avversari, sarà allora ancora palla Inter, pericolosa con Mannoni però per la Torres che riesce in qualche modo a disimpegnarsi, occhio a Razzoli, carta tiene in campo il pallone ma non stop a inseguire, allora ancora Inter con la numero 3 Chiggio, poi Santi dentro per la numero 8 Brustia, ancora Brustia guadagna il fondo, può crossare Brustia per una fra Baresi e Bonfantini, non arriva nessuno, la Torres mette fuori il pallone, rimessa laterale. Partita piacevole fino adesso, scorre veloce, speriamo un po' di vivere qualche azione un po' di più. Manca solo il gol finora. Sicuramente sì. Ora la palla è per l'Inter con la numero 3 Chiggio. Ancora Chiggio che riesce a mettere dentro questo pallone. Cercava Baresi, anzi era Bonfantini. Prova a girarsi Bonfantini. Serve attenzione al che può calciare con il numero 11 Marinelli. Marinelli non controlla Marinelli. Ha rischiato qua qualcosa la Torres, è rimasta completamente da sola la numero 11 Marinelli. Sarà comunque rimessa dal fondo per il portiere Bate Griffiths. Prima rimessa al fondo per il portiere della Torres che si occuperà del lancio con il destro. Va Griffiths, cerca carta, arriva però prima Razzoli, ancora carta che si vede passare il pallone con Bandini. Attenzione allo scontro della Torres con la Risina che riesce a mettere fuori. Si scontra fra di loro in area e viene fuori per caso un tiro pericoloso, invece riesce a deviare in fallo laterale. Sarà quindi rimessa per l'Inter, se ne occupa Chiggio. Chiggio Marinelli. Marinelli, attenzione a Marinelli, prova Razzoli a limitarla, arriva anche carta, la palla sbatte sulla bandierina e non esce, attenzione ancora a Marinelli, fase un po' confusa, la palla va fuori e comunque è calcio d'angolo secondo l'arbitro, anzi sì, secondo l'arbitro segnalato dal guardalinea.
primo corner della partita. Batte Pandini. Batte Pandini dalla bandierina. Palla va dentro, attenzione, ancora la Torres che prova a liberare, la palla resta lì, occhio a Chigio. Ancora Chigio, può guadagnare il fondo, lo fa, Chigio mette dentro un pallone, occhio a Baresi che stacca, anzi a Bonfantini. E la Torres però con Griffiths che fa su il pallone, recupera facilmente e rinvia. Cerca Grassino, la palla rimbalza però ed è facile per la difesa dell'Inter. Ancora Grassino con la solita garra. Ancora la numero 8, Brustia per l'Inter. Santi. Santi che rinvia verso Agnese, ma recupera Pandini. Pandini verso Marinelli. Marinelli per Pandini, attenzione ancora all'Inter, ma la Torres che ha recuperato. Il pallone cerca, anzi transita dalle parti di Ladu. Ragazza classe 2001 non riesce a mettere giù, allora riparte l'Inter dalla propria metà campo con Chigio. Chigio per Rigazzoli, Rigazzoli Chigio. Chigio Marinelli, Marinelli Chigio. Studiamo un po' l'avversario, Pandini. Pandini con un po' di difficoltà però rinvia verso Agnese Bonfantini che rinvia il giocatore del Sassari. Recupera Marinelli. Razzoli però, Razzoli è molto brava e mette fuori. E lei l'ultima a toccare, è riuscita a chiudere l'avanzata di Marinelli. Arriva però Chigio a battere questo fallo laterale per l'Inter. Terzino tutta fascia per l'Inter, la numero 3, che più volte abbiamo visto crossare dal fondo in questi pochi minuti di partita. Ancora Chigio, cercava la numero 11, Marinelli, recupera Pandini. Pandini col sinistro mette dentro, cercava Baresi, la palla sbatte sulla schiena di Razzoli, allora Mannoni per la Torres, prova a liberare e ci riesce. Ancora Inter però, con la numero 22, Santi. Irene Santi si appoggia a Locatelli. Lungo rinvio di Locatelli, cercava la numero 11, ha trovato però Razzoli che mette in movimento Carta, cercava la Ducarta, ha trovato soltanto Santi. Per l'Inter che prova a girare il pallone, lo fa dalle parti di Merlo. Merlo non arriva sul fendente della numero 22, sarà quindi rimessa laterale per la Torres. Con Soggia, occhio a Grassino che mette giù e fa correre Monti. Buono il pallone di Monti per Soggia, esce il portiere Cappelletti dell'Inter, costretto a mettere fuori in apprensione. Sarà quindi fallo laterale in zona offensiva per la Torres. Soggia cerca Grassino, Grassino alza il pallone, Monti lo mette giù o almeno ci prova. Comunque si alza un altro campanile dalle parti di Carta, arriva prima la numero 22 dell'Inter Santi, prova a liberare ancora l'Inter, stavolta ci riesce, la palla dalle parti di Regina Baresi che stoppa e mette in movimento la numero 11, Gloria Marinelli. Ha perso palla l'Inter però, siamo completamente dall'altra zona del campo, è della Torres l'ultimo tocco, fallo laterale, rimessa Inter. Beatrice Merlo la rimessa per Bonfantini, anticipata in fallo laterale ancora. Sarà ancora fallo laterale per l'Inter, sì per l'Inter, sarà Merlo a rimettere in gioco il pallone. Bonfantini anticipata, Grassino cerca Ladu che si muove su tutto il fronte offensivo, non passano Bonfantini, cioè non passa su Bonfantini, cerca allora il lungo rinvio per Marinelli che prova a inseguire questo pallone, ci riesce Marinelli, guadagna il fondo, ancora Marinelli, pronta il cross col destro Marinelli, Razzoli chiude benissimo, la palla ancora sul destro della Marinelli, Marinelli gioca indietro per Bonfantini, anzi per Rogazzoli, ancora Marinelli, cross basso di Marinelli, in apprensione della difesa che però è libera con Razzoli, servita da Risina. Occhio il pallone per Ladu, mette giù la Torres che cerca un lungo rinvio ancora per Ladu. La serve Santi a Cappelletti e l'Inter riparte con il proprio portiere. Razzoli, anzi Risina, tocca di testa e mette fuori. Sarà fallo laterale per l'Inter con la numero 3, Chigio. Si appoggia a Regazzoli. Ancora Chigio alza un lob per Regazzoli, la palla transita dalla parte della Torres, ce ne prova Mannoni ad uscirne, ancora Carta, la palla la tocca Regazzoli dell'Inter e allora sarà rimessa laterale
Rimessa laterale della quale si occupa la numero 5, Razzoli. Cerca e trova Ladu, la sponda per carta, la palla esce ed è ancora fallo laterale per la Torres. Arrivi alla Torres con il numero 5, passa la 11. Ha provato Ladu a far correre Grassino, la palla troppo profonda, finisce facilmente tra le mani di Capelletti, che è pronta al rinvio con le mani o con i piedi, come preferito. Palla lunga, Mannoni arriva prima di tutte, poi Soggia perde il duello fisico, ma con la garra che la contraddistingue riesce a recuperare il pallone. Lo stesso fa l'Inter con la numero 10, Bonfantini. Arriva Merlo, Regazzoli, Bonfantini, ancora Merlo. Giocano a triangolo le ragazze dell'Inter. La palla transita dalle parti di Brustia, che si appoggia dietro per Locatelli, Santi Locatelli. Ancora Inter dalla propria metà campo. Lungo lancio, attenzione al 3 contro 3 possibile per l'Inter. Vedremo se raggiunge il pallone. Non è così, non è arrivata. Troppo vento in effetti per Selmi, se non vado errato. No, era Bonfantini. Era Bonfantini che ha cercato di raggiungere il pallone. Era Bonfantini, ovviamente ci scusiamo. Selmi è in panchina, è il portiere di riserva delle ragazze dell'Inter. Ancora però Inter con Locatelli. Palla lunga dalla difesa dell'Inter. Verso il portiere. È facile fra le mani di Griffiths, che riparte, ma non li mette giù. Prova a cercare Ladu o Grassino. La palla ancora dalle parti del centrocampo. Prova a mettere ordine Brustia. Gira per Chiggio. Palla indietro di Chiggio per Capelletti. Capelletti lungo rinvio a cercare Regina Baresi. Arriva Mannoni, senza fronzoli, mette fuori e cerca addirittura di mantenere il possesso carta. Non c'è fallo secondo l'arbitro, semplice rimessa laterale. È del numero 8 Brustia, l'ultimo tocco dell'Inter. Sarà rimessa Torres con Razzoli. Sponda di Ladu per carta, la palla però è già uscita. Dello stesso avviso l'arbitro. Sarà rimessa laterale con Chiggio. Cerca Marinelli, ancora carta, anzi Razzoli per la Torres, che non è l'ultimo a toccare. Sarà quindi rimessa laterale per le ragazze di Sassari, allenate da mister Tore Arca, leggenda di questo sport. Ancora carta, Marinelli per l'Inter. Prova a sgusciare via, ci riesce. Ottima azione della Marinelli, chiusa altrettanto ottimamente da Congia Valentina. Dalla Torres, allora rimessa Inter. Brustia si appoggia a Locatelli. Locatelli, lungo rinvio dalle parti di Baresi, che sponda per Bonfantini. Ancora tutta sola Baresi. Griffiths anticipa nettamente la figlia d'arte, figlia di Beppe Baresi, storica bandiera dell'Inter negli anni 80. Lungo rinvio di Griffiths sulla schiena di Monti. Arriva Grassino. Grassino messa giù, non c'è fallo. Allora, anzi sì, ha fischiato l'arbitro della sezione di Rieti. Si tratta di Marco Marchioni. Quindi punizione per la Torres. Punizione Torres. A che minuto siamo adesso? Circa il 22esimo, no? Siamo circa al 20esimo minuto. Quando siamo circa al 20esimo minuto c'è una punizione per la Torres con Mannoni, lunghissimo rinvio di Mannoni, cercava Ladu, arriva Monti prima di Grassino, che addirittura prova un tiro in porta, non colpisce bene il pallone Grassino. Sarà quindi rimessa dal fondo quando siamo al 25esimo minuto. Le vede più in difficoltà del solito le ragazze dell'Inter oggi? Ma direi che è una partita normalissima, il vento sta, diciamo, infastidendo molto il gioco dell'Inter, perché è regolare solitamente, qui purtroppo la palla a volte è troppo lunga, troppo corta, a seconda delle situazioni. Penso si abitueranno un po' di più nel secondo tempo dopo aver preso le misure. Torniamo in diretta con
Locatelli per l'Inter, altro lungo lancio di Locatelli, stavolta dalle parti di Bonfantini, mette giù Bonfantini, entra in area Bonfantini, sinistro dentro per Baresi, la palla resta lì ma non è libera, sarà fallo laterale Inter, ma altra occasione medio-grande per l'Inter, entrata in area Bonfantini, messo dentro della difesa della Torres, però si è ben occupata di liberare e disimpegnarsi, è dell'Inter l'ultimo tocco, rimessa a Torres. Se ne occupa Soggia. Con le mani Soggia cerca Grassino. Arriva la palla dalle parti di Mannoni. Ancora Brustia per l'Inter. Palla che non vuole saperne di scendere e stare ferma sul terreno di gioco. Allora Ladu prova ad occuparsene. Lascia lì per Monti. Ancora Monti prova a girarsi Monti. La palla è sparita però. Se ne occupa allora Brustia. Dentro per Bonfantini. L'ha recuperata la palla la Torres però. Con Grassino, Monti, gira per Risina. E allora palla Inter, pericolosissimo questa occasione. Si trova però al di là dell'ultima difensore, dell'ultima difendente dell'Inter. Si tratta di? Bonfantini. Bonfantini, Agnese Bonfantini, la numero 10, bomber della formazione dell'Inter. Sarà quindi calcio di punizione per le ragazze della Torres. Se ne occupa Mannoni, lungo rinvio. Cercava Grassino, la testa però è di Merlo. E allora è rimessa Inter, è rimessa Torres. Va Soggia con le mani, si fa vedere Ladu. Cerca la sponda Ladu. Non è lei l'ultima a toccare, si accontenta allora della rimessa laterale. Niente, era Bonfantini che ha messo il fallo laterale, adesso rinvia anche Merlo, altro fallo laterale a favore della Torres. Altro fallo laterale per la Torres, sempre Soggia con la palla fra le mani. Ecco Soggia, cercava Grassino, va a terra una giocatrice dell'Inter, recupera però il pallone, si tratta di Bonfantini. Ancora Bonfantini, Locatelli, si appoggia a Merlo, sempre Bonfantini. Prova ad accentrarsi Bonfantini, cambia completamente il lato di gioco, rischia qua Razzoli non stoppando bene il pallone, la palla transita o rischia di farlo dalle parti di Marinelli che sarebbe stata tutta sola contro Griffiths, l'ha recuperata invece la Torres con carta, non è carta l'ultima a toccare, si tratta infatti di rimessa per la Torres con Razzoli. Cerca Ladu che mette giù, ancora Locatelli per l'Inter. Ladu tocca adesso il pallone, Ladu non c'è fallo su carta, prova a sgusciare via la ragazza dell'under 17 di Migliorini, nazionale under 17, Maria Grazia Ladu, classe 2001, lo ricordiamo. Occhio a carta che riesce in qualche modo a tenere in campo il pallone, lo fa con Congia, però l'ultimo tocco è dell'Inter, infatti classica rimessa laterale. Quando il pubblico presente qui quest'oggi al Vanisana prova a spingere le ragazze di Mister Arca, che hanno l'arduo compito di affrontare una formazione chiamata a vincere questo campionato come l'Inter. Merlo che avanza, si guarda intorno, passa per Regazzoli, Regazzoli anche lei si gira su se stessa, lancia per Bonfantini, Bonfantini che scatta. Vai per Merlo. Occhio a Merlo, 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 entra in aria Merlo. C'è Bonfantini che si fa vedere, riesce a toccare Bonfantini. Però non è ottimale il controllo. C'è fallo per la Torres, fischia fallo l'arbitro. Altra occasione pericolosa che per l'Inter sembra non avere giusto, a mancare giusto l'ultimo passaggio alle ragazze di Mister Wergifker. Manca il tiro in porta. Che non hanno effettivamente ancora mai calciato verso la porta di Bates Griffiths. È stata inoperosa quando siamo alla mezz'ora di gioco. Esatto, bisogna dirlo. Nemmeno la Torres ha mai tirato in porta. Occhio a Ladu, non arriva sul pallone. Cerca di affrontare Merlo che si appoggia a Santi. Si fa vedere Chiggio. Ancora Chiggio per Brustia. Brustia Chiggio. Chiggio ancora dalle parti di Regazzoli.
Ancora Brustia, riesce nella frenata, cerca poi una compagna, lo fa con la numero 11, Marinelli. Ancora Marinelli cerca di vincere un duello che all'ultimo sangue quasi con la numero 5 Razzoli. La Torres però ha recuperato il pallone, l'ho fatto con Floriana Monti che cerca Soggia, Soggia di prima, cercava la velocità di Grassino, non l'ha trovata, ancora Monti allora. Monti prova a girare con il sinistro, cercava Ladu che adesso tocca il pallone e prova a scappare. Ancora Ladu, affrontata da Santi, Ladu va via, lei è l'ultima a toccare ma c'è fallo. Vedremo perché è ancora a terra la ragazza della Torres, ora si avvicina l'arbitro per sincerarne le condizioni. È stata anticipata ed è scivolata poi sull'intervento del difensore dell'Inter. Ma è tutto involontario, eh? Sì, ovviamente involontario. L'intervento di Santi, Irene Santi con il numero 22 e a terra invece Maria Grazia Ladu con il numero 11 per la Torres. Se ne occupano le ragazze per dissetarsi, nonostante non sia la più calda delle giornate, le fatiche si sprecano. E le ragazze allora si ne approfittano di questa mini break, di questo mini break per dissetarsi. C'è ancora a terra però Maria Grazia Ladu. È entrato ovviamente il team dei medici della Torres ad occuparsi ovviamente della numero 11, che è accompagnata dagli più appassionati applausi del pubblico qui presente oggi al momento in cui si rialza. Ora vedremo se potrà continuare la partita o dovrà essere sostituita. Sono due intanto le ragazze che si scaldano per la Torres. La partita riprende con altro fallo laterale per la Torres in zona offensiva. Ancora Soggia cerca Monti, Monti riesce ad arrivare sul pallone, Monti cerca dentro Carta che non ha nella statura la migliore arma, prova però a dar fastidio, allora libera la difesa dell'Inter con Santi. E allora Monti, Mannoni gioca con la Di Marino. Monti riesce a fare la sponda per Grassino, sale Soggia, c'è Ladu che chiede di rientrare in campo, attenzione a Grassino, ancora Grassino, out di destra, Grassino cerca Soggia, prova ad andare via Soggia, ma Bonfantini l'anticipa nettamente, dobbiamo dirlo. La palla però non è più in gioco, sarà calcio di punizione, fischiato dall'arbitro, se ne occupa Locatelli per l'Inter. Calcio di punizione fischiato su Bonfantini che era rientrata a dare una mano in difesa. Si occupa allora Locatelli di questo rinvio. Lo fa con un lungo lancio. La palla però è fra i piedi delle ragazze della Torres con Soggia che cercava la rientrante Ladu. Per fortuna non c'è stato il bisogno del cambio. Occhio ancora all'Inter con Merlo. Si alza la pressione della Torres su Locatelli. Locatelli gioca per Brustia, la Torres l'ha recuperata però con Ladu, Ladu prova ad andare via, Ladu cerca Carta, Carta però è in svantaggio su Brustia che cerca un lungo lancio per la numero 11, Marinelli, anzi la numero 9, Regina Baresi, ancora Baresi, sbatte però sulla Di Marino che ottimamente si occupa della figlia d'arte. Ha toccato pochi palloni quest'oggi Regina Baresi e quindi sarà rimessa per l'Inter sul tocco di una giocatrice della Torres. Chiggio cerca e trova la numero 11, Marinelli, Bonfantini con il numero 10. Nazionale Bonfantini. Prego. È nazionale Bonfantini, altre, tipo Merlo, Brustia. Ricordiamo che sono tutte ragazze che fanno parte delle selezioni azzurre. Under 17-19. Occhio però perché siamo sulla bandierina per l'Inter con Brustia che cerca un fendente sul quale arriva solo la Torres che libera con la risina. Locatelli,
Locatelli serve Chiggio. Chiggio apre il destro e cerca Regina Baresi, deve uscire Griffiths, lo fa ottimamente. Fa suo il pallone e rilancia l'attacco della Torres. Marinelli con Baresi, Baresi al centro, Marinelli alla sinistra adesso. Ora Baresi va al centro e Marinelli sulla sinistra. E anche Bonfantini è qui sulla destra, attenzione al lancio dell'Inter, se ne occupa Razzoli che di testa mette in fallo laterale. Sarà quindi rimessa per l'Inter con la numero 3, Chiggio. Ancora Chiggio cerca e trova la numero 8, Brustia, che cerca di tenere in campo il pallone. E la Torres che libera con Razzoli. È ancora rimessa Inter allora con la numero 3, Chiggio, per Bonfantini. Anticipata da Razzoli e Bonfantini l'ultima a toccare, sarà rimessa per la Torres. Ladu si è abbassata per servire Razzoli, occhio a Santi che viene anticipata da Grassino, carta non arriva sul pallone, l'Inter la tiene in campo con la numero 3, Chiggio. Arriva però Mannoni a mettere fuori, c'era Bonfantini che pericolosamente si era fatta avanti. Sarà quindi semplice rimessa laterale sulla quale ancora per l'ennesima volta si occuperà Chiggio col numero 3 per l'Inter. Anticipo di Razzoli su la numero 10 Bonfantini. Quindi ancora rimessa laterale con le mani Chiggio. Stavolta cercava la numero 8 Brustia. Ancora Razzoli e ancora fallo laterale. La stessa Chiggio stavolta va a cercare Bonfantini, ma la palla non vuole saperne di restare in gioco per più di 10 secondi. Quindi ancora fallo laterale. Stavolta Chiggio va a lungo, cerca e trova dentro l'area la Marinelli, che mette un cross deviato, calcio d'angolo. Batte Pandini con il numero 18. Batte sempre lei questi corner da destra. Ancora Pandini, altro offendente a cercare la numero 3 Santi. Libera la Torres con Mannoni, che mette fuori. Sarà l'ennesima touche, fallo laterale per la Torres, anzi per l'Inter. Solita Chiggio. Ancora Chiggio per Bonfantini, prova a passare Bonfantini con un numero, per un momento c'era anche riuscita, è dovuta riprendersi perché è andata a terra. Ha provato Brusti a mettere dentro per l'Inter, ha liberato la difesa della Torres che ora sta un po' subendo, non riesce più a ripartire come prima. Ancora Merlo per l'Inter dall'altra parte sull'out di sinistra, occhio a Bandinelli. Dentro per Baresi o Pandini, Pandini che prova a girare di testa, non c'è forza nel colpo di testa della numero 18. Sarà quindi semplice rimessa con in gioco per Griffiths, che ha bloccato il tiro della giocatrice dell'Inter. Riparte subito l'Inter con Bonfantini che va via Razzoli, ancora Bonfantini, prova a girarsi, Bonfantini, tutto mancino, Bonfantini. Ha provato a mettere dentro il pallone per Marinelli, ma bloccata la numero 18 Pandini, sì, con un fallo. Sarà quindi calcio di punizione. Ragazzoli ha subito il fallo e c'è una bella punizione, una bella opportunità per l'Inter ora. Ottima opportunità quando siamo a circa 25 metri per l'Inter. Regazzoli al tiro. Si prepara quindi Regazzoli con il destro, con il numero 16. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Parte Regazzoli dritto in porta, Griffiths in due tempi, ma blocca. Era molto telefonato il tiro, non c'era potenza. E allora Griffiths ha potuto fare sul pallone, prova a far ripartire le sue con Ladu, sponda di Ladu, ottima a mantenere il pallone. Ancora Ladu, non deve
perderlo in quella zona. Occhio a Risina, cerca e trova Razzoli. Razzoli mette il gambone e riesce a mantenere il possesso di palla sull'attacco di due giocatrici dell'Inter. Ancora Razzoli, mette fuori, mette il piedone Razzoli. Trova il tocco di una giocatrice dell'Inter. Sarà quindi rimessa laterale. La stessa Razzoli cerca la Du, non trova la sponda per carta. Arriva Mannoni prima di tutte. Ancora Congia. Bonfantini porta via il pallone per l'Inter. Ancora il, cioè, fallo. Fallo fischiato dall'arbitro sul tocco di Congia. Sarà quindi Marinelli che ha subito fallo. Allora Locatelli gioca per Chiggio. Ancora Chiggio con una finta prova ad andare, va dentro da Bonfantini. Bonfantini affrontata da Mannoni. Mannoni riesce con il fisico a mantenere il possesso di palla per le sue, perché sarà rimessa per Bate Griffiths. Quando siamo al 42esimo minuto, manca quindi poco alla fine di questo primo tempo. Con la Torres in possesso di palla, carta non si capisce con Razzoli che non va a recuperare il pallone del capitano. Chiggio, Pandini prova a girarsi fra due ragazze. Pandini, ancora Pandini, mette dentro per Baresi. Ancora Baresi, lotta Regina Baresi, mette il fisico, lì deve guadagnare il massimo, lo fa, una rimessa laterale facendo sbattere il pallone sulla Di Marino. Sarà quindi rimessa in gioco, fallo laterale affidato come sempre a Chiggio. Parte Chiggio, cerca e trova Baresi. Chiggio mette dentro un tiro che, anzi un cross che sembrava anche un tiro. È comunque un pallone telefonato facile fra le mani di Bate Griffiths. Fa ripartire Soggia e la sua velocità. Ancora Soggia cerca un lungo linea per Grassino. L'Inter però è ben messa in campo, riesce quindi a chiudere da ogni parte. Allora Ladu cerca la sponda. Ladu prova a mantenere il possesso del pallone. Ancora la Torres con Ladu, palla però fra i piedi di Santi e l'Inter riparte con Merlo. Ancora Merlo prova ad entrare dentro il campo. Merlo, è la Torres però che l'ha recuperata con la numero 44 Risina. Razzoli, anticipata carta da Chiggio. E allora ancora Torres, la palla che non ne vuole sapere di sistemarsi bene sul terreno di gioco. C'è un fischio da parte dell'arbitro, sarà quindi fallo laterale, anzi calcio di punizione. Calcio di punizione di cui si occupa Mannoni per la Torres, anzi Di Marino. Occhio al pallone per Ladu, affrontata da Santi. Sarà corner dell'Inter l'ultimo tocco, quindi primo corner quando siamo ormai agli sgoccioli del primo tempo per la Torres. Sarà per la deviazione della Torres che dell'Inter. Comunque l'arbitro ha decretato corner. Allora Razzoli, dentro Razzoli, non arriva Grassino, ci prova Mannoni, la palla resta lì. Ladu prova ad alzare un campanile sul quale però la sola Capelletti si avventa e recupera per l'Inter. Fa subito ripartire Merlo da quella parte. Brustia gira per Chiggio, si fa vedere Bonfantini, cerca lungolinea però Razzoli anticipa tutto, prova a ripartire per la Torres ed è calcio di punizione, fallo di Bonfantini. Bloccato la ripartenza delle ragazze di Sassari, sarà quindi calcio di punizione. C'è carta libera sulla sinistra, la vede ora la Di Marino, anzi Mannoni con il numero 19, prova carta ad andare dentro da Congia. Ancora Congia, non c'è nulla secondo l'arbitro, si lamenta la Congia. Ancora Grassino recupera pallone per carta che cercava Ladu. Da quella parte Soggia è troppo indietro per arrivare, riparte allora l'Inter con Merlo. Ancora Merlo cerca Marinelli che viene anticipata dal difensore della Torres. Anticipata ottimamente da Mannoni che riparte per la Torres.
Ancora Mannoni, cerca Ladu, arriva sul pallone Ladu, il tocco è con un braccio, l'arbitro fa continuare. Locatelli. Ragazzoli per Chiggio. Chiggio cercava Marinelli, è stata bravissima Mannoni a mettere fuori. Ancora Inter però, con Merlo. Ragazzoli gira nella zona di Chiggio, porta palla a Chiggio, supera adesso la metà campo, serve Ragazzoli ancora. Palla per la numero 10, Bonfantini che si appoggia a Chiggio, lungo lancio a cercare la numero 11, Marinelli. Occhio ancora Pandini, Brustia in questo momento. Brustia cerca Bonfantini, avvolgente la manovra dell'Inter, ancora Bonfantini cerca dentro il pallone di Brustia col cross, facile fra le mani di Griffiths. Stessa Griffiths che rimette in gioco, cercando Floriana Monti, la sponda di Monti, non la controlla Grassino, allora ancora Inter con Santi. Santi gira per Locatelli, giocano le due difendenti centrali dell'Inter. Chiggio cerca Brustia, cercava Bonfantini di prima, la palla però esce dal terreno di gioco, sarà quindi ancora rimessa laterale. Se ne occupa Razzoli, arriva Ladu a far la sponda, Razzoli svirgola il pallone, comunque mette in moto una della Torres, ha rischiato qualcosa qua senza Fronzoli, allora la di Marino. Recupera l'Inter con Bonfantini, colpo di tacco su Razzoli, ancora Bonfantini mantiene il possesso per l'Inter insieme a Pandini, non c'è fallo di carta secondo l'arbitro, allora Brustia mette dentro, rischia qualcosa qui la Torres, c'è comunque solo Bate Griffiths all'interno dell'area di rigore, sarà quindi rimessa in gioco per il portiere britannico. Ancora Ladu, va via Ladu, gioca per Razzoli, Razzoli prova a scappare ma viene anticipata da Baresi con Brustia. Chiggio ancora servita, ancora Chiggio, arriva però carta prima di tutto sul pallone, ancora la carta con Razzoli, Razzoli cercava lungo Ladu, arrivata Congia. Prova a scappare Congia, ancora Congia, mette dentro per Ladu, ottima occasione per la Torre sul finire del primo tempo, Ladu però non riesce a giocare per le sue, allora ancora Inter, anticipata Ragazzoli dell'Inter, però c'è un fallo su Chiggio, sarà quindi calcio di punizione per l'Inter. Ha qualcosa da dire al direttore di gara, mister Torearca. Si spiegano i due, si spiegano poco fuori dall'area tecnica di mister Torearca. Sarà quindi fallo per l'Inter, se ne occupa Locatelli, lungo rinvio di Locatelli dalle parti di Regina Baresi, cercavano la Marinelli, c'è fallo però, fallo su Regina Baresi, allora altro calcio di punizione per l'Inter. Vedremo, sarà ancora Pandini come successo in precedenza. Sembra Locatelli volersi occupare del tiro. Siamo un po' più lontani di prima, siamo circa 28-29 metri dalla porta difesa da Griffiths. La palla no, è lasciata a Ragazzoli, a Pandini, se non con l'aiuto di Brustia. Sono quattro le donne in barriera. Brustia cerca uno schema con Pandini. Era scattata Regina Baresi. Occhio ancora all'Inter. Con la stessa Brustia. Prova a scappare sul fondo Brustia. Si porta però il pallone sul fondo. Anzi, fuori dal terreno di gioco, non sul fondo. Sarà comunque rimessa Torres. Rimessa con le mani però e non con i piedi, come sarebbe stato nel caso la palla fosse uscita sul fondo. Allora carta, non trova nessuna sponda, arriva però Grassino
Ancora Grassino prova a mantenere possesso per la Torres, ci riesce subendo fallo quando siamo a circa 6 metri dalla linea di metà campo. Razzoli, col sinistro Razzoli cerca Ladu, sponda di Ladu per carta, ottima ancora giocata della ragazzina classe 2001. È però attentissima la numero 22 Santi dell'Inter e mette fuori il pallone. Ancora però Ladu, prova ad andare via Ladu, gira per Grassino, anzi per Razzoli, Razzoli prova ad andare via, Razzoli trattenuta, resiste Razzoli ancora, non c'è fallo secondo l'arbitro, chiama il pallone Capelletti e quindi la fa sua. Capelletti sarà pronta a rimettere in gioco il pallone per l'Inter quando manca veramente poco alla fine del primo tempo. Occhio a Pandini, c'è Bonfantini che si fa vedere e riceve in questo momento. Ancora Pandini, gioca all'indietro con Chiggio, Chiggio per Santi, palla Locatelli, si fa vedere la numero 11 Marinelli, ha recuperato palla la Torres però con Soggia, ancora Soggia, c'è un po' di spazio per far correre Ladu, prova ad arrivare Ladu sul pallone, anticipata da Santi che voleva l'intervento di Capelletti, si occupa allora da sola del disimpegno, lo fa abbastanza bene. Occhio però perché è rimasta a terra e quindi tiene in gioco tutte le avversarie. Carta, gira per Congia, non arriva Congia sul pallone, prima di lei Brusse, la palla resta lì però, ancora Congia, prova a mantenere il possesso per le sue. Palla Inter però che si disimpegna con Brusta che serve Bonfantini. Ancora Bonfantini, mancino di Bonfantini, subisce fallo la Bonfantini, numero 10 delle ospiti. Viene invitata ad allontanarsi Ladu dal punto di battuta del calcio di punizione per l'Inter. Chiggio, Chiggio cercava Bonfantini, anticipata Bonfantini, in fallo laterale da una ragazza della Torres, sarà quindi ancora una volta rimessa laterale per l'Inter. Niente, siamo quasi alla fine del primo tempo, anzi finito il primo tempo in questo momento, 0-0, partita combattuta a centrocampo, poche emozioni fino adesso, speriamo nel secondo tempo di vivere qualcosa di meglio. Restate ancora collegati con noi per quello che sarà il secondo tempo su Directa Sport, intanto noi lasciamo la linea alla regia per uno spot pubblicitario. A dopo. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartoli Fisio Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14.300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizi di prestatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio Redi sostiene lo sport. Torniamo in diretta dallo stadio Vanni Sanna per il secondo tempo del campionato, della settima giornata di campionato Serie B femminile fra Inter e Torres. Il primo pallone lo gioca l'Inter in questo secondo tempo, lo fa con Santi.
Subito Santi cerca Locatelli. Locatelli gira dalle parti di Merlo. Ancora Merlo. Cerca di trovare Gino Baresi, anticipata da Carta in fallo laterale. Sarà quindi prima rimessa laterale, quando non è nemmeno passato ancora un minuto. Prima rimessa per l'Inter, sulla quale si occuperà Merlo. Chiggio. Chiggio cerca la numero 11, Marinelli. Ancora Chiggio, che non è l'ultima a toccare. Allora, altra rimessa per l'Inter. Brustia cerca di andare via per l'Inter, ma c'è una super Ladu che prova a recuperare il pallone per le sue. Ha subito l'intervento di Brustia. La palla è uscita fuori in questo momento, sarà rimessa però. Anzi no, ha fischiato fallo l'arbitro. Ha fischiato fallo. Fallo su Ladu. Parte Razzoli per Monti, anticipata da Locatelli. Prova ancora a partire l'Inter con la numero 10, Bonfantini, anticipata da Soggia. Ancora Floriana Monti con il numero 9 a centrocampo. Ha subito fallo da parte di Ragazzoli. Fallo da parte di Ragazzoli, come ci ricorda Graziano. Sarà quindi Mannoni a rimettere in gioco per la Torres. Lungo lancio di Mannoni per Monti. Ha rischiato tanto qua la difesa dell'Inter. Monti non trova ottimamente il colpo di testa, la sfiora e basta. Non basta però per superare Capelletti, che era ben posizionata sulla sua linea di porta. Rimette in gioco Capelletti. Ancora Di Marino per Grassino. Ancora Pandini. Ragazzoli fermata con fallo da Grassino. Comunque ricordiamo che non sembrano esserci cambi nelle due squadre. E allora Merlo per l'Inter riparte. Ancora Merlo, si fa vedere la numero 11, Marinelli. Ancora Marinelli cerca la sponda di testa, non la trova. Libera la Torres. Ancora Inter però con Brustia. Marinelli. Ancora Brustia, cerca il cross Brustia. La palla non entra nemmeno nell'area di rigore. Se ne occupa Soggia, che mette fuori. Anzi, si trattava di Mannoni. Chiggio. Allora Chiggio rimette in gioco per l'Inter il pallone. Ancora Ladu, anzi Carta, prova a portare via Brustia. La palla alle ragazze dell'Inter. Brustia cerca Ragazzoli. Locatelli per Santi. Ancora Santi cerca un lungo rilancio, la palla cade dalle parti di Bonfantini, che non arriva per prima sul pallone. Riparte allora la Torres con Giulia Grassino. Ancora Giulia Grassino, si accontenta della rimessa laterale. Sarà Soggia ad occuparsi della touche. Quando siamo al terzo minuto. Ancora Monti, serve la numero 44, Risina. Floriana Monti porta, sì, giostra a centrocampo ottimamente, va ancora da Risina. Messa giù Risina da parte di Pandini, se non andiamo errati. C'è bisogno dell'intervento del medico, ha subito un forte colpo la ragazza della Torres, che sembra però riuscire a rialzarsi. L'arbitro allora, dopo aver permesso l'intervento del medico, lo blocca anche. E si può tranquillamente ritornare a giocare con Mannoni. Lungo rinvio di Mannoni dalle parti di Chiggio. Ancora Ladu, che ha provato a far correre le sue. La palla però si è spenta al di là del portiere Capelletti, che è pronto a rimettere in gioco. Lungo rinvio di Capelletti dalle parti di Chiggio. Anticipa Carta di testa. E allora Baresi. Ancora Torres però con Risina. Da terra Risina, serve Monti. Monti si appoggia a Capitan Carta. Carta Mannoni. Ancora Torres, che però perde il possesso della palla
con l'Inter che la recupera, batte una rimessa laterale e prova a ripartire con Regino Baresi. Baresi ancora, super occasione qua per l'Inter con Marinelli, ancora Marinelli, guadagna il fondo Marinelli, mette dentro Baresi, anticipata all'ultimo secondo Baresi, da un ottimo intervento da parte di Soggia, se non andiamo errati. È stata bravissima la terzina di Mister Arca qui, occasione più grande della partita, possiamo dirlo. Sì, direi di sì, la partita si è accesa, adesso sistemiamo un secondo tempo molto molto spigoloso. Prova ancora la Torres a portare via il pallone, lo fa male però perché l'Inter l'ha recuperata. Occhio a Pandini, ancora Pandini, prova a girarsi Pandini, si giostra e guadagna il fondo Pandini. Ragazzoli, Chiggio, mette dentro Chiggio, allontana Floriana Monti, mette giù Grassino per Monti che però non trova nessuna con il suo lancio lungo. E allora Capelletti, occhio però perché l'Inter ha perso palla in difesa. Allora Giulia Grassino, prova ad andare Giulia Grassino, Locatelli è saltata, dentro il pallone per Ladu, Ladu fuori, fuori il sinistro di Ladu, anche risponde subito la Torres con un'occasione pericolosissima, un'occasione gigante per parte. Qua però ci sono i demeriti della difesa dell'Inter che ha regalato l'opportunità alle ragazze di Mister Arca, non concretizzata però da una che di solito queste palloni li mette dentro, come Ladu. Si è accesa, come ci ha detto Giorgio, la partita. Allora possesso Inter con un calcio di punizione battuto da Pandini, anzi da Brustia, è da ripetere però, da ripetere, calcio di punizione per l'Inter che ha preso un grosso spavento. Batte Locatelli. Prova il pubblico di casa a dare man forte alle ragazze della Torres, ovviamente. L'ultimo tocco di una ragazza della Torres sarà quindi fallo laterale. Va Chiggio con le mani. Chiggio per Marinelli, Marinelli si appoggia ancora a Chiggio, dentro per Baresi, stoppa Baresi, ancora Baresi, la sponda, cercava probabilmente Pandini che ora recupera il pallone, ancora Pandini, mette dentro per Bonfantini, Bonfantini prima di Griffiths che la stende ed è calcio di rigore, calcio di rigore, è netto l'entrata di Griffiths, le prende per le gambe e la rivolta in area, purtroppo è netto. Dobbiamo dirlo, l'intervento da parte di Griffiths che è uscita con i piedi, Bonfantini ha fatto sparire il pallone, ha lasciato lì la gamba e quindi calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta, se non andiamo errati, Regina Baresi, a fila d'arte a 11 metri dallo sbloccare il risultato. Baresi contro Griffiths, parte Baresi ed è gol, gol dell'Inter, ha segnato Regina Baresi quando siamo al decimo minuto circa, si sblocca il risultato, anzi siamo all'ottavo minuto, si sblocca il risultato in favore dell'Inter, un ottimo inizio da parte di entrambe le squadre del secondo tempo e l'Inter che sblocca la partita lo fa con la capitana, la donna di punta di questa squadra, Regina Baresi, ed è 1-0. Direi un secondo tempo più vivace e vantaggio meritato per le occasioni, parte l'osservazione in difesa prima, tutto il resto è l'Inter che è abbastanza aggressiva nel secondo tempo. Rimessa in gioco da parte di Monti per la Di Marino che cerca un lungo fendente per Grassino, non tocca nessuna ragazza della Torres il pallone, allora lo recupera l'Inter con Pandini, si appoggia indietro a Santi, ora però la Torres deve crescere se vuole provare a pareggiare. Locatelli, Santi. Ancora Santi, manda più lontano possibile dall'area di rigore il pallone, Baresi Chiggio. Tocca per Chiggio, ancora Chiggio cercava un lungolinea, ha trovato soltanto un difensore della Torres nella persona di Razzoli. Con la regina che ha respinto in favore. Baresi, sì, l'ultima a toccare, quindi rimessa Torres, se ne occupa la stessa Razzoli che va da carta, mette giù carta. Ancora Razzoli dalle parti però di Chiggio e allora Pandini.
per Marinelli. Marinelli prova a passare, non ci riesce. Ottimo intervento ancora di Mannoni. Ha provato Mannoni un lungolino, la palla però non ha trovato nessuna compagna, finisce fuori. E quindi rimessa laterale per l'Inter, che vedremo se deciderà di addormentare la partita o di cercare il doppio vantaggio come è nelle sue corde. Allora ancora Pandini, cercava Baresi, c'è un contrasto che ha perso Regina Baresi, recupera però ottimamente il pallone il capitano dell'Inter. Ancora Baresi, dentro per Marinelli, Pandini gira per Bonfantini, ma è tutto fermo. È tutto fermo perché c'è calcio di punizione per l'Inter, è andata a terra. Marinelli, fallo su Marinelli, netto. È andata a terra Marinelli. Sarà quindi terzo calcio di punizione pericoloso per l'Inter. Stanno entrando intanto i sanitari delle due squadre. È rimasta a terra una ragazza dell'Inter, da qui si dovrebbe trattare di Marinelli, se non andiamo errati. È stato un bene che ha fischiato, c'era Bonfantini sola. Esatto, poteva anche lasciar proseguire l'arbitro, per fortuna, visto che c'è bisogno dello staff medico, si è deciso di fischiare, di fermare il gioco. Non dovrebbe essere comunque nulla di grave assolutamente per la ragazza dell'Inter. Sarà comunque calcio di punizione, stavolta sembra occuparsene Locatelli. Vedremo Griffiths quante ragazze deciderà di mettere in barriera. Sono 4. Altrettante ragazze dell'Inter vanno a riempire l'area di rigore. Rimane la sola Merlo fuori per la ribattuta. Parte Locatelli, è un cross che taglia tutta l'area di rigore. Nessuna ragazza dell'Inter ci crede veramente. La palla allora rotola sul fondo del campo. Altra ottima occasione per l'Inter questa. Era Bonfantini la più vicina a colpire, non ci ha creduto. E allora rimessa Griffiths per la Torres. Palla che spiove a centrocampo. Arriva prima di tutto Merlo. Si appoggia a Capelletti. Molto, molto cercata il portiere dell'Inter, che brava con i piedi. Stavolta però sbaglia. A beneficio di la numero 44, Risina. Soggia, Floriana Mannoni. Floriana Monti, scusate. Ancora Soggia, cercava Ladu. Ha trovato la sola Locatelli. Allora ha provato ad inseguire il pallone la Bonfantini. La Di Marino però per la Torres ha lasciato proseguire. Allora Locatelli affrontata da Grassino. Ancora Locatelli mette fuori. Si disimpegna veramente bene la numero 6 dell'Inter. Santi. Gira Santi. Sbaglia però perché tocca il pallone la Risina. E allora ancora Locatelli che mette fuori. Baresi, ottima sponda a cercare Brustia, che lancia Bonfantini. Vedremo se arriverà sul pallone Bonfantini. È molto veloce, ci arriva Bonfantini. Guadagna il fondo quindi, ancora Bonfantini. Dribbling secco su Soggia, entra in aria Bonfantini. Mette dietro per Pandini. Non arriva nessuno, allora può ripartire la Torres con Ladu. Si è accesa la partita. Ancora Ladu. Cerca la Risina. Ancora Risina. Mette per Ladu. Ladu prova a passare in mezzo alle gambe della Locatelli. È il doppio della ragazza classe 2001, fa valere il fisico e guadagna possesso per l'Inter. Si fa anche vedere in avanti Locatelli. Lancio di Locatelli, ottimo per Regina Baresi. Taglia alle spalle della difesa, ancora Baresi. Prova a girarsi Baresi, bravissima la Di Marino. È molto pimpante l'Inter in questo secondo tempo. La Torre sta provando a contenere e ripartire. Si ripartirà però da una rimessa per Merlo in questa zona del campo. Parte Merlo, cerca e trova Bonfantini che mette giù col destro, prova ad allontanare la Torres, lo fa ottimamente con Congia. Arriva Ladu che mantiene in campo il pallone, la palla non è uscita, invece sì, è uscita, così dice il guardaline. Sarà quindi rimessa ancora Inter con Merlo. La stessa Merlo mette in movimento Bonfantini, non arriva sul pallone, ancora possesso Inter però perché la Di Marino con un campanile ha messo fuori. Occhio a Bonfantini che non controlla. E allora cambio possesso, palla Torres con le mani. Se ne occupa Soggia, Di Marino.
Ancora Soggia. Palla per Floriana Monti. Va via Floriana Monti. Si appoggia Di Marino. Grassino per lei. La palla è troppo lunga. E allora ancora Inter. Torres recupera però con Monti, che serve Congia. Congia, lungo rinvio di Congia. Cercava la Locatelli. Anzi, ha trovato solo la Locatelli. Cercava la Ladu. Merlo. Occhio a Merlo. Con l'Inter in possesso di palla. Regazzoli. Regazzoli si appoggia a Santi, senza pressione sale Santi, cerca un lungo lancio per Bonfantini, sono in due le ragazze della Torres, in qualche modo riescono a disimpegnarsi, non deve perdere pallone la numero 44 Risina, occhio ancora la Torres con Carta, Carta sbaglia il tocco però, allora serve il palla dentro che arriva per Baresi, tutta sola, Baresi, Griffiths, grandissima parata di Griffiths, mantiene in corsa le sue con una parata meravigliosa con i piedi. Ancora Torres, spero che prova a capovolgere il fronte, lo fa con Ladu. Ancora Ladu sulla velocità, Santi però è un bruttissimo cliente. Santi si appoggia a Locatelli e l'Inter riparte dalla propria difesa. Altro spavento per la Torres, è stata bravissima Betty Griffiths. Ancora Inter, palla lunga a cercare Bonfantini, anticipata da Soggia due volte, allora Monti cerca Grassino che però si fa scavalcare dal pallone, allora ancora Inter con Merlo, prova a scappare Merlo sulla fascia, inseguita da Grassino, ancora Merlo, Grassino la mette giù, cioè fallo, fallo di Grassino. Giulia Grassino non è dello stesso avviso, sembra esserci un doppio cambio. Infatti è così, dentro la numero 15, Farris per la Torres, insieme a quella che ora cercheremo sicuramente di dirvi. Dentro Farris, fuori Grassino. Che andrà a fare la punta, fuori anche Carta e dentro Giada Sanna, se non andiamo errati. Quindi fuori Grassino, dentro Farris e fuori Carta, dentro Sanna. Quando siamo al 18° minuto e l'Inter, lo ricordiamo, in vantaggio per una rete a zero in virtù del calcio di rigore trasformato da Regina Baresi. Ricordiamo che eravamo rimasti su un calcio di punizione battuto adesso dalla Locatelli. Palla con il tacco, ha provato Marinelli. La Marinelli. Marinelli sul fondo, riesce a entrare in aria. Marinelli dentro per Bonfantini, che fa il gol più bello del campionato probabilmente. Rovesciata fantastica di Bonfantini. Agnese Bonfantini mette il punto esclamativo su questa partita, 2-0 quando mancano 25 minuti nel secondo tempo. Ha segnato un gol meraviglioso la numero 10 ospite con una rovesciata. Agnese Bonfantini, signore e signori, un gol veramente veramente bello. Rovesciata su cross da Marinelli. Marinelli sul fondo, cross. Va sul fondo, scappa, mette dentro e in girata trova un pallone incredibile che si infila all'incrocio dei pali. Bellissimo gol di Agnese Bonfantini. C'è un cambio anche per l'Inter, dentro la numero 17 Ambrosetti. La numero del 18 Pandini. Fuori invece la numero 18 Pandini. E dentro Ambrosetti. Vogliamo commentare il gol? Un bellissimo gol da parte di Agnese Bonfantini, che mi ricorda un po' quello di Boninsegna con Foggia mezza rovesciata. Favoloso, direi veramente una bella atleta nazionale nostra, veramente grande. Brava Agnese. Bisogna fare i complimenti ad Agnese Bonfantini, però la Torres ha 25 minuti per provare a rientrare in gioco in questa partita. La palla rotola fra le mani di Cappelletti, che la fa sua. Sarà quindi rimessa in gioco per l'Inter con Capelletti. Porta palla all'Inter a centrocampo con Brustia, che cerca Bonfantini. Non ha trovato il primo controllo Bonfantini. Si trovava anche al di là però dell'ultimo difendente. Sarà quindi calcio di punizione per fuorigioco per la Torres. Arriva Monti che prova a servire Farris,
Non c'è stato niente da fare, arriva Capelletti, sono 20 minuti sul cronometro, ne mancano appunto circa 25. Sempre 2-0. Il risultato è fermo sul 2-0. Bonfantini prova ad andare, ancora Bonfantini, gasatissima dal gol segnato, qua però non trova il tunnel. Ha provato anche a rimettere in gioco il pallone da Torres, era ovviamente rimessa per l'Inter. Con Merlo Bonfantini, controllo di tacco della Bonfantini, hanno segnato entrambe le migliori marcatrici dell'Inter, ora sono tutte e due a 5 gol in campionato. Baresi e Bonfantini. Santi. Chiggio. Palla per Chiggio sull'out di destra, appena dopo la metà campo. Ambrosetti serve la numero 11, Marinelli, dentro ancora per Ambrosetti, cerca Bonfantini, attenzione a Bonfantini che entra in area, Bonfantini, fuori gioco. Ancora una volta al di là, la numero 10 dell'Inter sta cercando di farsi trovare dalle compagne. Non c'è riuscita nelle ultime due volte però, nelle ultime due occasioni, visto che gli è stato fischiato fuori gioco. Merlo prima di tutte, mette fuori però allora rimessa a Torres. Va Soggia. Palla per Farris. Mette giù Farris. Ha recuperato l'Inter però con Bonfantini. Regazzoli. Santi. Santi. Profondo lancio di Santi. Cercava una fra Marinelli e Baresi. Non è arrivata nessuna delle due. Recupera la Torres. Lo fa con Mannoni che mette fuori. Su pressione di regina Baresi costringe al fallo laterale la Torres. Rimessa in gioco per l'Inter. Brustia cerca Bonfantini, anticipata da Mannoni, sta per arrivare Ambrosetti, anticipata anch'ella da Risina. È ancora palla Inter però. Ciao, c'è fallo, fallo fischiato dall'arbitro. Sarà quindi calcio di punizione per la Torres. Squalella di Marino. Arbitro invita la ragazza della Torres ad allontanare il pallone dal punto di battuta. Ancora Di Marino, cercava la... Ha un cocchio all'Inter però con Baresi. Ancora Torres che recupera il pallone, la palla va dentro per Farris. Farris anticipata con il fisico da Locatelli, la palla era comunque lunga. Cappelletti la fa su appena dentro l'area. Stessa Cappelletti che si occupa di rimettere in gioco il pallone. Occhio a Torres che tocca il pallone con la Congia. Con Congia che mette fuori in fallo laterale. Ancora Chiggio. A quale andrà sempre Chiggio. Chiggio Ambrosetti. Ambrosetti gira però per Marinelli. Ancora Ambrosetti. Ambrosetti Regazzoli. Regazzoli dentro il pallone di Regazzoli. La segue. Segue il taglio di Marinelli. Razzoli. Razzoli è bravissima e mette fuori il pallone. Cercava Ladu con questo lungo lancio, palla un po' imprecisa. Ed Inter che si occupa del secondo cambio. Fuori la numero 11, Marinelli. E dentro, se non andiamo errati, con il 19, Barbini. Barbini Gaia con il numero 19. Fuori quindi, lo ripetiamo, la numero 11 Marinelli, dentro la numero 19 Barbini. Ne approfitta qualche ragazza dell'Inter per dissetarsi, la persona della numero 10, autrice del gol di giornata, gran gol di giornata, Bonfantini. Sarà rimessa a Inter, riprenderà il gioco con Chiggio con il pallone fra le mani. Quando siamo al 25esimo minuto, lo ricordiamo, il risultato è sempre di 2-0. Rimessa a Torres, Ladu, mette giù Ladu, cerca e trova Congia. Congia dalle parti di Farris, prova a mantenere Farris il possesso della palla per le sue, lo fa Congia. Ancora Congia, si apre uno spazio per l'Inter, è bravissima però Ambrosetti a chiuderlo e a ripartire. Occhio ancora Regazzoli. Regazzoli per Brustia.
Ragazzoli Brustia, ancora il pallone dalle parti di Ragazzoli. Ambrosetti. Brustia cerca il pallone. Lontano però per Barbini, appena entrata. Non tocca nessuna della Torres. Allora il fallo laterale per le ragazze di Sassari, ovviamente. Se ne occupa Razzoli. Ladu. Ancora Locatelli però che mette fuori. Allora Di Marino per la Torres. Il campanile arriva dalle parti di Congia. Congia cercava Ladu, toccata dura Ladu. Calcio di punizione. Fate così, non è fallo laterale, ha fischiato l'arbitro il calcio di punizione. Quindi fallo di Chiggio. E punizione Torres con Razzoli. Vedremo se cercherà un pallone profondo per qualche compagno all'interno dell'area di rigore. Infatti è così, la palla è un po' corta. Allora la Torres la recupera. Dopo il tocco di Ragazzoli, ancora Torres con Faris. Ancora Risina in area. Stoppata. Allora Bonfantini prova a scappare ancora con la sua velocità. Bonfantini ancora, guadagna il fondo Bonfantini, cerca di entrare in aria Bonfantini, lo fa in questo momento, palla per Regina Baresi, tocca all'indietro per il tiro di Ambrosetti, ancora Griffiths, ancora una volta a metterci una pezza. Ottima azione di contropiede dell'Inter, come ci diceva Giulio qui. Raccontiamo adesso, facciamo raccontare questo corner. Questo corner batte a parte Ambrosetti, vettori dell'Inter in area, cross alto, teso. Rete, no, fuori. Controcross di Ambrosetti ancora. Brustia per Barbini. Barbini, allora, la palla non è effettivamente entrata in porta, c'è stata l'illusione del gol, occhio però, perché ora la palla è lì! È rischiato tantissimo qui la Torres con Ragazzoli, ancora molto molto vicino al triplice vantaggio l'Inter. C'è stato... In precedenza Barbini che di testa ha rischiato di portare a tre le marcature per le ragazze di Mr. Wergifker, Pablo Wergifker, allenatore dell'Inter. Ricordiamo, in vantaggio 2-0. Palla Torres ancora, cercata Ladu, prova con la sua velocità a partire Ladu, arriva però, c'è prima Cepitelli in anticipo, ancora Cepitelli, non rischia nulla assolutamente, anzi Capelletti non rischia assolutamente niente, mette in fallo laterale. Ancora Soggia non ha soluzioni, ne cerca una in Floriana Monti, ha messo fuori l'Inter, occhio al pallone dentro di Monti. Capelletti fa suo il pallone. La stessa Capelletti con le mani fa ripartire le sue. Quando siamo al 28esimo minuto. Ancora Bonfantini, toccata dura senza fallo. Allora la Torres ha provato a cercare Ladu. Sembra stanca ora, ragazza, classe 2001. Qua c'è un gran numero della numero 17. Ambrosetti, la numero 17 che cerca Barbini, le due nuove entrate. La Torres cerca adesso di respirare avendo subito un fallo. C'è un cambio però ancora nell'Inter, fuori la numero 8. Si tratta di Brustia, Martina Brustia, dentro la numero 4, Ilaria Lazzari. Bene, prova per la Lazzari che recupera, vediamo un attimino, dopo qualche giornata di fermo, rientra in squadra. Importante recupero per l'Inter, quindi la numero 4, Lazzari, prende quando manca poco più di un quarto d'ora il posto di un'ottima numero 8, Brustia. Nazionale anche lei. Ricordiamo, altra ragazza che fa parte delle selezioni azzurre. Razzoli con... Il pallone lungo dalle parti di Farris che non controlla. Ancora Inter allora con Barbini. Non arriva sulla... provata a farsi sponda da sola Barbini. Non c'è arrivata, lo recupera adesso il pallone però l'Inter con Barbini stessa. Dentro Barbini per Bonfantini, per Baresi. C'è fuori gioco dall'arbitro.
anzi fuorigioco segnalato dal guardalinee, fuorigioco ovviamente si trovava Regina Baresi, sarà quindi fuorigioco di rientro, sì, calcio di punizione con Di Marino, cercava Farris, ha trovato soltanto Barbini dell'Inter che riparte, ancora Barbini, si appoggia a Santi, Regina Baresi, ancora Barbini, sbatte su una difendente della Torres che però non riesce a mantenere il possesso, allora palla dentro per Baresi, hanno provato a cercare un corridoio per la figlia d'arte, è stata bravissima Beth Griffiths. Occhio ancora a Farris per la Torres, si appoggia a Soggia che non ha un controllo felice, sarà quindi rimessa laterale per l'Inter. Ora il nemico numero uno per le ragazze di Sassari è sicuramente il tempo, non ne manca ormai molto, mancano 14 minuti, quando siamo al 31esimo di gioco, le reti di svantaggio sono due e l'Inter non sembra avere nessuna intenzione di mollare, le ragazze della Torres però devono crederci assolutamente fino alla fine. È stata brava qua la Di Marino, anzi la Razzoli, a chiudere. Allora la numero 4, Lazzari, pallone per Merlo, servita ottimamente da Bonfantini, dotata di ottima tecnica la numero 10 dell'Inter. La palla però va dentro per Barbini, ancora Barbini, costretta ad andare fuori da una ragazza della Torres, della Razzoli, ancora Barbini, entra in area Barbini, mette per Bonfantini, palo esterno di Bonfantini che ha cercato la doppietta personale, ci è andata veramente molto vicina stavolta, palo esterno, solamente palo esterno per lei, sarà quindi rimessa dal fondo per il portiere torresino, cerca Farris, non la trova, allora ancora Inter con Merlo. Merlo cerca la numero 6 dell'Inter, Locatelli, si gira su se stessa due volte, va a cercare la compagna di reparto, la palla sfila per il portiere Capelletti. Ghiggio Lazzari, ancora Lazzari, si guarda intorno Lazzari, cerca e trova Regina Baresi, palla invece per Barbini, non si capisce con Ghiggio, non si intendono le due. Sarà allora fallo laterale Torres. Razzoli, Ladu, cercava Farris, la Elisa Farris non è arrivata sul pallone, allora ancora Inter. Barbini, Ambrosetti per Barbini. Barbini cerca un fallo laterale che lo trova. Niente, no, rimbalzo e fallo a favore della Torres. La palla è rimbalzata sulle gambe di Barbini, sarà quindi rimessa Torres con Razzoli che cerca Mannoni, la palla transita dalle parti di Farris, Farris prova a girarla per Zucca ancora, anzi scusate per Sanna, ma è arrivata prima di tutte Capelletti, ancora una volta all'interno della sua area a fare su il pallone. Contrasto a centrocampo con l'Inter che recupera il pallone. Regazzoli, Santi per Lazzari, ancora Lazzari, lei è fresca, mette in movimento Merlo, ancora Merlo, prova a girare il pallone per Bonfantini, prova a girarsi da Bonfantini, mette ottimamente il corpo a servizio del pallone, guadagna fallo, grande esperienza qui parte della numero 10. Le ragazze ospiti, ricordiamo, capitanate da Regina Baresi e allenate in panchina da mister Pablo Wergifker. Locatelli, si fa vedere Lazzari, Ambrosetti, Lazzari in questo momento, Soggia libera per la Torres, ancora le ragazze di mister Arca che provano a uscire con Sanna, ancora Sanna, c'è un fischio da parte dell'arbitro. Calcio di punizione Torres, se ne occupa la Di Marino. Stessa Di Marino, lungo linea cercava Sanna. Trovato soltanto una palla Inter che però non tiene in campo la Bonfantini.
E allora ancora rimessa a Torres, recupera l'Inter con Barbini, anzi scusate, Ambrosetti. Monfantini non è l'ultimo a toccare, si soggia. Allora rimessa Inter, se ne occupa Merlo. Nazionale, lo ricordiamo anche lei. Ancora Merlo. Lazzari. Tocca in anticipo su Sanna, non c'è nessuna compagna ad Armanforte, sarà allora rimessa a Torres. Stessa Merlo che mette fuori, però non trova nessuna compagna. E allora ancora la Torres. Rimette in gioco il pallone la Torres. C'è un gioco pericoloso però da parte della numero 17 Ambrosetti. Altro calcio di punizione, non si esce da quella zona di campo da circa due minuti, quando sul cronometro sono 35, anzi 36 i minuti in corso nel secondo tempo. La Torres deve provare ad entrare in partita. Occhio ad Bonfantini, aveva trovato un tunnel su Soggia, che effettivamente non è stata l'ultima a toccare, invece sì. E infatti Soggia aveva rimesso in campo il pallone. Occhio però perché c'è un cambio nella Torres, si tratta di Cocco. Maya Laura Cocco con il numero 10. Esce la numero 9, Floriana Monti. Tra gli applausi del pubblico, una beniamina di casa, come tutte le ragazze, ricordiamo, sono giovanissime le ragazze della Torres. Parliamo di una rosa formata prettamente da ragazze nate fra il 99 e il 2002, con qualche aggiunta di ragazze nate durante gli anni 90. Ricordiamo però una formazione giovanissima. Allora ancora Inter comunque, torniamo in diretta con Lazzari che cercava Barbini. Barbini mette il corpo con fallo però secondo l'arbitro, allora Razzoli. Andrà a battere questo calcio di punizione, la stessa Razzoli non riesce però a trovare nessuna compagna, sarà quindi fallo laterale per l'Inter. Ancora palla Inter con Lazzari, non trova nessuna compagna. Là Cocco prova a girarsi la numero 10, ne è entrata in campo. Ancora Lazzari, molto molto brava. Qui allora la palla va dentro per Regina Baresi. Baresi, tocco sotto e 3-0. 3-0, ha segnato Regina Baresi, doppietta per lei. Sono 6 gol in campionato. Ora il passivo diventa forse troppo pesante per le ragazze di Mister Arca. 3-0 per l'Inter quando i minuti sul cronometro sono 38, 38esimo minuto, 3-0, mette 7 minuti più recupero al termine, 3-0, altro gol di Regina Baresi, il nostro capitano. Mette la parola, probabilmente mette la parola fine su questa partita, 3-0, Regina Baresi. Non si può lasciare tanto spazio a questa ragazza che ti punisce alla prima occasione, così è stato, con il rigore e in questo caso. Quindi 3-0. Passivo pesante per le ragazze di Mister Arca che ora provano in questi 7 minuti, più recupero che mancano, a cercare di ritornare in partita. Occhio ancora a Sanna che prova a mantenere il possesso per la Torres, ci riesce, riesce a fermarsi e girare su se stessa. Occhio a Cocco, stessa Cocco, palla per Sanna, è andata a terra Cocco, non c'è fallo secondo l'arbitro. Sanna mette dentro, c'è Farris anticipata da Santi, prova con il destro la numero 3 Congia, palla che va fuori e Cappelletti non deve nemmeno intervenire, dovrà intervenire adesso per rimettere in gioco il pallone quando siamo al 40esimo minuto di gioco e l'Inter sta per preparare un doppio cambio. Fuori la numero 3 Linda Chiggio. Dentro invece con il numero 2 Crespi Elena. Il cambio è doppio però perché sta anche per entrare Bragonzi, Asia Bragonzi, con il numero 99. Si tratta di una ragazza della primavera dell'Inter. Vedremo chi lascerà spazio alla ragazza numero 99. Sembra essere Bonfantini, infatti sì, si abbracciano le due.
Si tratta appunto di Bonfantini, poi anche Chiggio, ricordiamolo, per la numero 2 Crespi. Si tratta di due terzine, quindi... Sì, no, nel senso... Chiggio e Crespi sono terzini, quindi tatticamente non cambia nulla. Bragonzi invece va a prendere il posto di Bonfantini. Il rinvio intanto è ad opera di Cappelletti, stessa portiere dell'Inter. Non trova Regazzoli, allora ancora Inter con Lazzari che prova a far partire la nuova entrata numero 2, Crespi. Anzi, era Merlo, scusate, Merlo. Allora Bragonzi prova a entrare, entra in area Bragonzi, gli strappa il pallone Soggia e prova a partire. Allora le strappa il pallone Soggia e prova a partire con la Torres, Sanna Di Marino. Di Marino cerca un lungo linea per Farris, anticipata con il fisico dalla numero 2 Crespi. E allora rimessa in gioco Inter. Lazzari intanto, siamo già dall'altra parte con la stessa Barbini che prova ad arrivare sul pallone, lei è l'ultima a toccare però. Allora rimessa Inter quando siamo al 41esimo minuto, mancano 4 minuti più eventuale recupero. Il risultato lo ricordiamo, è di 3-0 per l'Inter ad opera delle segnature. Doppia segnatura per Regina Varesi, doppietta per lei oggi. E ricordiamo ovviamente il gran gol di Bonfantini in rovesciata, palla che si è infilata sotto il 7 per il 3-0. Un secondo tempo giocato benissimo dall'Inter, che fisicamente e anche tecnicamente è superiore a questa volenterosa Torres, e diciamo che il risultato di 3-0 ci sta tutto viste le occasioni del secondo tempo. La palla la rimette in gioco l'Inter. Se ne occupa Merlo, dalle parti di Lazzari. Ancora Torres però con Cocco, cercava Sanna, palla un po' corta, è arrivata prima Bragonzi. Gira per Ambrosetti che trova Crespi, lungolinea di Crespi, cercava probabilmente Regina Baresi. La palla è ancora in possesso dell'Inter, si dovrà procedere con la rimessa laterale. Regazzoli, Crespi, ancora Crespi dentro per Bragonzi, occhio alla velocità della numero 99 che tiene in campo il pallone. Ancora Bragonzi, Soggia la soffia, soffia via il pallone alla numero 99, riesce anche a guadagnare. Rimessa laterale, ancora Regazzoli per l'Inter. Della Torre sull'ultimo tocco, quindi rimessa laterale. Bragonzi lascia il pallone a Crespi e rimane lì come ipotetica donna da servire. Ancora Crespi, si fa vedere appunto Bragonzi. Crespi cerca altre alternative, ecco Lazzari. Ancora Lazzari prova a passare. Lazzari cerca e trova un ottimo pallone per Regazzoli. Regazzoli va via, Regazzoli perde il duello fisico con Cocco. Riparte allora la Torres, no, perché è bravissima Lazzari che gira addirittura il pallone per Merlo. Non ha un controllo felice, comunque mantiene il possesso di palla. Ancora Merlo, sempre Merlo, gira ancora il pallone per Barbini che trova, o meglio cerca di trovare Regina Varesi con un lungo fendente, anzi era Bragonzi. Palla rotola facile fra le mani di Bate Griffiths, cioè fallo di una ragazza dell'Inter. Allora punizione Torres sul cerchio di centrocampo quando i minuti che mancano sono 44esimo. Anzi, siamo al 44esimo, quindi manca un solo minuto più eventuale recupero da parte dell'arbitro di Rieti, Marchioni Marco. La sezione di Rieti, Crespi. Occhio a Crespi che tocca il pallone, un pallone ininfluente però perché il gioco era già fermo. Fallo fischiato in attacco alla Torres, manca veramente poco alla fine di questa partita. Le ragazze di Mister Arca dovranno sapersi rialzare in fretta. Ancora Inter però, Lazzari, serve Merlo, da quella parte Razzoli che vince il duello fisico, guadagna anche rimessa.
Occhio ancora all'Inter che mantiene il possesso di palla, lo fa con Locatelli. 3, i minuti di recupero intanto ci segnalano. C'è gioco fermo, fallo di una ragazza dell'Inter. E allora punizione sulla quale andrà Mannoni. Stessa Mannoni, cerca Farris, trova invece solo Locatelli, ancora Cocco. Cocco prova ad entrare in aria con la palla, non ci riesce. Allora Mannoni va via in dribbling. Mannoni vince un terzo contrasto. Ancora Mannoni, vediamo se riesce a cambiare il punteggio la Torres. Ancora Mannoni in aria. Mannoni riesce a servire Ladu, prova ad andare via Ladu. La stessa Ladu che si appoggia a Mannoni, spinta a Mannoni, non c'è fallo secondo l'arbitro, riparte l'Inter. Ancora Inter con il pallone lungo per Regina Baresi, senza fallo ha recuperato la Di Marino. Occhio al pallone lungo per Farris, Farris non arriva sul pallone, invece sì, ma c'è la bandierina alzata da parte dell'assistente di Sassari, la Poddighe. Sarà quindi rimessa in gioco per l'Inter, ha già fatto quanto doveva il difensore dell'Inter mettendo in movimento Merlo, non arriva Bragonzi. Allora Ladu prova ad andare via, ancora Ladu, il campo però è finito, sarà rimessa laterale per l'Inter. 47esimo. Quando siamo al 47esimo, manca poco più di un minuto, un minuto al termine di questa partita. Con l'Inter in possesso di palla, ancora una volta su fallo laterale. La Torres la recupera, ma solo per un attimo, perché Locatelli è brava a farla sua. Capelletti, lunghissimo rinvio da parte del portiere dell'Inter. La palla arriva a Baresi, che salta in dribbling un avversario, lo fa anche con un secondo. La palla Barbini. Arriva a Barbini. Occhio a Barbini. Ancora Barbini in area, Barbini si appoggia a Lazzari. Lazzari addirittura in porta, la palla... Attenzione perché è pericolosissima, si alza un campanile, sembrava dovesse uscire, Griffiths rimane lì. Attenzione perché il fallo in attacco commesso da Bragonzi, la palla sembrava dovesse uscire in primo momento, si è invece alzato un campanile altissimo che è rimasto in campo in virtù del forte vento presente qui a Sassari oggi. Sarà quindi... Più o meno 20 secondi alla fine. Mancano circa 20 secondi. Dovrebbero mai fischiare. Cioè fallo... A centrocampo, palla quindi Torres in quello che potrebbe essere l'ultimo possesso di questa partita. Ricordiamo, il risultato è fermo sul 3-0. Da parte per l'Inter, ovviamente, in virtù dei gol segnati da Baresi, doppietta su tutti nel secondo tempo. E gol di Bonfantini, ovviamente. Ancora Di Marino, cercava un lungo lancio, non trova nessuna compagna. E allora Bragonzi. Bragonzi non riesce ad uscire. Sanna per Ladu, non trova Cocco. Allora ancora Inter. Occhio perché l'arbitro ha il fischietto in bocca. E infatti arriva il triplice fischio dell'arbitro. È finita la partita. Vince l'Inter quest'oggi al Vanni Sanna. Sarà quindi dura ora per le ragazze di Mister Arca. Dovranno però rialzarsi il prima possibile. Intanto noi mandiamo la linea un secondo per uno stacco pubblicitario e ci rivediamo fra poco per le interviste dal campo. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Come vede...
della vittoria della sua squadra quest'oggi in un campo molto difficile come quello della Torres? Assolutamente, per fortuna abbiamo sbloccato la partita nel secondo tempo e loro hanno giocato molto bene il primo tempo, ma noi non capivamo come sbloccare o come sviluppare il gioco. Secondo tempo abbiamo avuto la fortuna di avere un'azione nel quale abbiamo fatto il rigore, il gol, e dopo è stato ancora più sviluppante la nostra azione. Un primo tempo molto tosto, come ci ha detto lei, qual è stato il fattore scatenante nel secondo tempo, secondo lei, che ha permesso il dilagarsi appunto del risultato? No, noi il primo tempo quello che facevamo fatica a creare gioco, sì, e lanciavamo troppo, non giocavamo in squadra, e a volte era non individualità, ma sì, cercare tutto il tempo, superare la linea con una pallonata. Secondo tempo abbiamo detto nel spogliatoio, iniziate a giocare, era su terra, che sicuramente tra le linee possiamo passare le linee di marcatura, e infatti è stato così. Quanto è importante avere ragazze molto tecniche come Regina Baresi, come Bonfantini per la sua squadra? È importantissimo, perché nel momento che una di loro fa qualcosa di diverso di quelle che fanno le altre, per noi loro lo soluzionano con la loro tecnica, e a noi quello ci dà un vantaggio. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco.